Comunque, ragazzi, una notizia gravissima. Andrea Di Pre minaccia Greenbaud. Minaccia Grimbo e gli urla contro per aver fatto la mossa sbagliata con lui. Ma quale mossa? La Vediamo un mossa, po'. quella napoletana, che vedo che lo Ah, fiamo. Ha dici. fatto la mossa. Il noto streamer Grimbaud sembrerebbe aver fatto la mossa sbagliata nei confronti di Dipre. Infatti, l'avvocato ha iniziato. Voi lo fate mai il giochetto di cantare il nome della cosa in base alla sua musichetta tema, cioè a base al tema musicale che l'accompagna? In maniera leggera, semplicemente facendoglielo notare, ma poi quando ha ricevuto come risposta una storia pubblicata da Grimbaud stesso, scrivendo su Oddio! Dipre, è completamente impazzito e inizia a minacciarlo. Non aggiungo altro, ma vi lascio i filmati in modo che possiate giudicare voi Meno male. stessi. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio. Aiaiaiaiaia. Vi faccio solo un aiaiaiaiaia. Un plettro Scusate, proprio. voglio fare solo un esempio palese e non tornerò più su questo argomento. Esempio confermato dal compositore. Ok? Doctor Who, 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 Doctor Who. Basta. L'ha confermato il compositore. Bimbo. Mettiamo aiaiai, Ai, 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 interessante. scusate, scusate. Aiaiaiaiai, Grimbo. Grimbo, Grimbo. Alla francese. Comunque tutti lo Grimbo. cambiano il nome. Grimbo. Prossimo video in linea allo studio. Aiaiaiaiai, Grimbo. Hai fatto la mossa sbagliata, Grimbo. Hai fatto la mossa sbagliata, Grimbo. Ma Tekken. Grimbo, sei il peggio di Pussidose. Ratto, Di ratto. Pussidose. Sta leggendo, Ma no? leggendo che poi? Copione, Sì, qualcuno che gli ha scritto sta cosa di Pussidose, non se lo ricordava. Jody è l'autore. Jody, eh? C'è sta una mente dietro questa È cosa. tre parole Guardate come si addirittura. inceppa, se una pussichi, ah, dose. È proprio così, guarda. Grimbo, sei il peggio di Pussidose. È vero. Pure Pussichi. prima Lì per lì sembrava di mi farlo. sembrava tipo sei peggio di Putin. Specie di pussi. Vedo pure. No, con Putin lui è a favore. Mi sa. Non ce l'aspettavamo da Jody comunque. Ratto, ratto, ratto. Suga di pre. No. Porco Dio, porco Dio, ho fame, Ma Grimbo. perché è diventato romano? Il brasiliano mi sarà Ah, è influenzato. vero, han fame. È così assurdo pensare che sono d'accordo dopo la cosa del brasiliano. Con Grimbo? No, Secondo me no, semplicemente stanno cavalcando entrambi. In questo senso sono Sì, d'accordo. non mi sembra senza scriptato, dirselo, diciamo non sì. scriptato ma scontato. Ma che vuoi scriptare con Ho fame! Nessuno! Nessuno! Se mi hai permesso! Sei fottuto, mio porco! Sei fottuto! Ma chi ci crede, dai? Vabbè. Poi mi sa che c'è stato un ulteriore aggiornamento Pure fondamentale. questo. Un video in cui dicevo di pre smetti di pippare, perché anche per una questione di contrattuale con brand, eccetera, non posso fare un video in cui dico una roba del genere. Ecco. Capitemi, non mi sentivo di volerlo fare, ma vabbè, ma porco Giuda, cioè veramente serve il mio video per far smettere? Facciamoci due domande, Cristo Dio. Grazie, Ravator. E allora ho visto questo video qua 8 ore fa. Ho messo pure like. Hai fatto la mossa sbagliata, Grimbo. Hai fatto la mossa sbagliata, Spacchi per Grimbo. la tua età. Grazie. Grimbo, sei il peggio di Pussidose. Ratto, 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 ratto. E il video finisce qua, no? Molto semplicemente il video si conclude qua. Qual è il problema? Il problema è il seguente, che io ho fatto una storia su Ma che Instagram, che fai adesso adesso? vi farò ben vedere. Ho fatto una storia su Instagram che è la Ciao. seguente. Ma era molto, molto ironica da un certo punto di vista, no? Cioè era comunque marcata da un velo di ironia, ma era così, no? Per dire, suca di pre, cioè era molto, molto a caso. Purtroppo la Gioco, dai. risposta è stata veramente devastante, ed è stata la seguente. Ah, porco Ciao. Giuda, non si sente. Aspettate, devo alzare il volume. Labiale, si è capito. Porco Dio, ho fame, Grimbo, porco Dio, ho fame, nessuno, se mi hai permesso, sei fottuto, mio porco, sei fottuto.
Ma cosa devo fare? Ma... cioè, a parte che quando ho aperto il video, vi giuro, mi stavo ribaltando dal ridere, figa. Grazie, Tia. Dai, 33 secondi per battere il record. Sabbatemi! Grazie, VPS. Grazie, Limping Hunter. Grazie, Gigi. Grazie, belli, gentilissimi. Grazie mille. Grazie, Tommy. E fatto sta... Comunque c'è il microfono al contrario, Grimbo. Basta, io lo dico così. Sto cercando di dirlo neutro. Sapete bene il mio percorso. Ma hai usato un tono infatti molto particolare. C'è il microfono al contrario. No, lo voglio dire. Hai il microfono. Dimostrazione pratica, Marco, prego. No, ma è un altro. Questo qua è quello delegato. Lo so che è un altro, ma mi sono reso conto pure io che sono un demente. È quello delegato che c'hanno tutti. Il pirulino deve stare sotto, perché lui sta parlando al pirulino. Deve parlare nella un po' alla Silvestrin. Quello dovrebbe alzarmi. Vabbè, così, un consiglio. Non lo so, cioè mi sono sentito un po' violato nella mia incolumità, non so come dire, quindi non lo so, non saprei neanche che cosa dire davanti a una cosa del genere. Grazie Tia, grazie mille. Io non ho, nessuno gli ha mai detto suca, e vabbè. Aspetta, ho 5 minuti di live che ha fatto con Di Pre dopo l'accaduto, è da vedere per forza dove ve lo mando, gruppo del Cerbero su Facebook. Yes. Apriamo subito. Vai. Mi spiace, io sì. Grazie Nicola Rossetti, grazie Fabio Paga, grazie mille. Grazie mille. E quindi in realtà non è successo niente di particolare, semplicemente questo è successo, molto molto easy, molto easy. Ah, quindi grazie Frank Slaff, grazie mille. Come si chiama? Una live su IG che hanno fatto insieme, credo, cioè da come momento. Si chiama su YouTube? E cerchiamo. Salve avvocato, un piacere rivederla in questo momento. Guardi, sono veramente quasi commosso da piacere Grimbo. Piacere Grimbo. Porco Dio! Lo sapevo. Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio cane! Ma rendi conto, porco Dio, quello che hai fatto, porco Dio! Ma cosa, avvocato? Non... ti ho portato su. Io picchiato. Ma rendi conto. Si è smaterializzato. Dio mio, regà. Così incazzato che. Sì, guarda. Ma rendi conto. L'atto contro natura che hai fatto. Contro natura che hai fatto. Partiamo fatto? L'atto contro natura. Che cazzo? L'atto contro natura. Metto su cane. Ma porco Dio. Avvocato, aspetta, avvocato, partiamo dal principio. Io ho visto un suo TikTok, senza nessun motivo logico dietro questa cosa, in cui mi veniva... Aspetta, avvocato, aspetti. Ma sei un mostro, mio porco, sei un mostro, mio cane! Sei un mostro! Aspetta. Sei un mostro, mio porco! Aspetta. Hai dato... Allora, avvocato, aspetta un secondo. Mi faccia spiegare. Io ho visto un suo TikTok qualche giorno fa, in cui senza motivo mi dava del ratto, e quindi io così, giusto per rispondere in maniera goliardica, ho scritto suca di pre. Ma ratto greve, Mr. Nice ha droppato una notizia, cioè molto greve, Mr. Nice greve. Cosa hai scritto? Cito, vai cita. L'ha Eccolo. Pagato per fare questa diretta, chiedete al suo commercialista. Vabbè, io c'ho il numero. Poi suo chi? All'OLHO. Lo ha pagato. Ok, lo ha pagato per fare. Di Pre ha pagato Grimbo. 2H perché. Sì, è doppio o più avere. Capito? L'ha voluto così tanto che avere alla doppia. A mio avviso, Di Pre, mo c'ha avuto una botta di vita con questa cosa del brasiliano. Ha capito che le collaborazioni funzionano su TikTok. Vuole farsi un pubblico su TikTok. Se Mr. Nice ha ragione, non lo vedo così improbabile. Come ho ipotizzato anche prima, mi sembra proprio una cosa messa d'accordo. Ma Di Pre ha pagato lui? Di Pre, secondo Mr. Nice, avrebbe pagato l'agenzia di Grimbo per fare questo. O Mr. Nice è pazzo. Secondo me è una grande stronzata. E no. Che Mr. Nice se l'ha inventato. Ma perché tanto Grimbo ci fa contenuto? Ma che gli frega? Cioè, l'ha invitato spessissimo. Mr. Nice, hai le prove di questa cosa? Ah, poi, qualora dovessero venire fuori ovvio, prove. Certo, ci vogliono le prove, però a me mi sembra plausibile. Potrebbe secondo me non è stato Di Pre stesso, magari. Secondo me, cioè, l'avrebbe fatto a prescindere Grimbo. Si è pagato, è stupido, però. Poco? Cioè, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Allora,
anche se non c'è stata una transazione, la motivazione secondo me rimane la stessa, quella che ho detto. Ah, sì, cioè, vuole crescere su TikTok e sta collaborando con TikToker famosi, cui Brasiliano e Grimbo. Brasiliano, sì, con la modalità... Non è proprio un TikToker. Mi sa che vabbè, Clout, è un hype beast. Brasiliano, sì. Collaborazione greve della disintossicazione fake, ce l'ha spiegato la diva del tubo. Sì. Non mi sembrerebbe così assurdo se dopo una cosa fake fai un'altra cosa fake. Cioè, no, è proprio, anzi, no, è una cosa logica. Non me lo aspetterei, sì, da Grimbo, diciamo. È quell'impostazione. Ma Grimbo non ha nulla da perdere, c'è tutto da guadagnare. E come ho detto prima, secondo me, è quell'impostazione fake che spesso si basa sul non detto. Cioè, tu magari fai la collaborazione con Dipre, non è che Dipre magari ti viene a dire famo così o te, e ci metti d'accordo. Però sai che puoi, me malu, che lui te sì. Cioè, capito come? Mi dà quella cosa di non detto, però è così. Esatto. Guarda, mo, appunto, questa se è la mia sensazione. Se mo Dipre volesse collaborare con un altro streamer che non è Greenbaud, che ha un management, giustamente per collaborazioni a volte ci si dà anche dei soldi, no? Farei così, se io fossi Dipre, pagherei l'agenzia e come ha detto Gianluca, esattamente come ha detto Gianluca, direi allo streamer, molto arriverà un dissing da Dipre. Tu rispondi come vuoi, magari con un suca, con cose tranquille. Lui ti risponderà, poi fate la diretta insieme, fate un po' il caso, lo streamer c'ha il contenuto. Ed è pure pagato, se è pagato, ma anche se non è pagato ci guadagna, lo streamer ci guadagna, Dipre ci guadagna, il pubblico ci guadagna uno show, pover cazzo. E noi, secondo me, è così, non lo so, ma no. Spontaneamente, esatto. Se, senza genuinamente, perché era già successo. Era già successo. Insulti di Pre a Grimbo, Grimbo che reagisce, invita di Pre, poi di Pre diventa l'invitato d'onore, l'ospite d'onore nelle sue live. Hanno rifatto lo stesso giochetto, sì, magari neanche senza dirsi. Ma in realtà quando ci guadagnano entrambi non serve neanche, se ci fai caso, è una cosa che sai che porta contenuto a entrambi. Ma infatti la transazione, anche... cioè il fatto che è un dettaglino secondo me, perché noi conosciamo bene questo mondo, non è importante tanto quanto uno te paga, no, ma quello che crei. Certo. E l'opportunità che hai di guadagnare passivamente da quello che puoi creare con la persona, no? Con la collaborazione. Certo. Non guadagnate. È il fatto del pagamento, è il fatto che si sono messi d'accordo o no. Sì, che poi questo anche è lì, giusto per fare il contropelo, non che cambi qualcosa, sì, ovviamente. Sì. Noi ci guadagniamo sempre su tutto, su qualsiasi cosa. Eh beh. Perché noi possiamo generare introiti, ma anche da, che ti posso dire, un batuffolo. Vero? Sei benissimo, va bene, però lo dico perché molti non lo sanno, è vero. Praticamente che è successo che voi tutti sapete come Grimbo, io l'ho veramente, profondamente, ho convinzione, esaltato per le sue capacità giornalistiche e di intrattenimento. Grazie mille. Giornalistiche. Però non è una collab. Vabbè, diciamo che se Dario Moccia è il miglior divulgatore di Twitch Italia, Grimbo è il miglior giornalista. Grimbo può essere benissimo il miglior giornalista. Non vedo errori. Ah, proprio.